Oggi parliamo di una cosa veramente seria. Perché? Parliamo del papà, del nonno, del bisnonno, della matriciana, cioè la gricia. Prima cosa, scegliamo il guanciale. Guardate qui il lavoretto, che robetta che ho scelto. Allora, guanciale. Io purtroppo sto in difficoltà. Quando vado fuori Roma, sto in difficoltà nel trovare il guanciale. Cioè, che cos'è? Che cos'è? È questa parte qua, a guancia. La guancia fino a qui del maiale. Quindi, questo me l'hanno tagliato già in questa maniera. Io continuo a tagliarlo così. Allora, faremo la gricia. Cioè, è una cosa straimportante questa, che sicuramente ci saranno critiche, criticone su tutto, su come sto tagliando il guanciale, su come cucinerò la pasta, su che pasta cucinerò. Cioè, di tutto di più. Ma io a casa mia faccio come mi pare. Fatti chiedere amicizia lunga. Quindi, se non ti piace, giri. Cambi. Allora, levo il pepe, questa parte qua su. Perché levo questa parte? Ti immagini le mosche che fanno così con le manine sopra? Ti immagini le moschette che fanno così con le manine? Ne voglio vedere. Quindi, leviamo tutto quello che hanno lasciato sul guanciale. Vado così, adesso taglio in questa maniera. Così, questo via. Così, così. Guardate il guanciale quanto è importante. Magro, qui il magro, magro, magro e un po' di grasso. Non mi piacciono quelli che soltanto un filo di magro e tutto poi grasso. Adesso sta diventando troppo grande, taglio in questa maniera e lo faccio così. Anche se non sono tutti quanti uguali, però l'importante è lo spessore. Finisco di tagliare il guanciale e poi faccio vedere che cosa faccio. Eccolo qua, questo è il guanciale, lo mettiamo qua dentro, non c'è niente, guardate, niente, niente. Allora, questo perché è proprio l'antenata della matriciana? Per un semplice motivo, questo era quello che veramente portavano i pastori, quindi che potevano portare? Il pecorino, qua adesso parliamo del pecorino. E il guanciale è una cosa che non si rovinava, perché sotto sale, sotto pepe, stagionato. E poi la pasta, ma la pasta come la facevano? Delle volte facevano loro proprio col sacchetto di farina, acqua e farina, e tiravano la pasta sul grembiule, con la di cuoio. Pensate che pulizia, fantastico, che profumi. Adesso, una cosa importante è questa, la cottura del guanciale. Quindi, piano piano lo coccoliamo, aspettiamo che esce il grasso, perché non dobbiamo aggiungere altro olio, no? Non serve altro grasso di cottura. Così. A me piace sentirlo tra i denti, non cominciare a dire piccolo e grande, a me piace così. Poi questo è il piatto che mi dedico quando voglio godere. Voglio godere per poi dopo sdraiarmi e dormire, farmi proprio la pennica. Ecco, così. Seguiamo bene bene questa cosa. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Le cose per riuscire bene vanno curate. Vedete come sto facendo? Piano piano lo sto coccolando un pochettino perché non voglio farlo bruciare, lo voglio rendere croccante piano piano. Non scherziamo. No pancetta. No qua roba cubettata che compare tutte le vaschette. Non vi fate vedere da me che fate una cosa del genere. Vengo, brucio il frigorifero, ok? Mi raccomando. Ecco, vedete un attimino. Piano piano lo cocco, non troppo forte né troppo piano, ecco. Butto la pasta, acqua salata, tonnarello, ma per questa ricetta va bene il tonnarello, va bene lo spaghetto, va bene il bucatino, va bene la mezza manica, va bene anche questo pacchero che adesso sta invadendo un po' tutto, quindi vanno bene più pasta, quindi non c'è problema. E dipende dai gusti. Integralismo? No. Le cose giuste? Sì. Guardate qui. Non li voglio proprio, cioè, quella proprio secchi secchi, siamo dei bastoncini per il cane, capito? Siamo dei croccantini, quindi vabbè, per me va bene così, in questa maniera. Il grasso vedete? Vedete? Sul fondo? Ecco qua. Sta schiumetta è grasso. Adesso, qua. Sgrasso un pochino, vino bianco,
metto al massimo, così diamo quel tocco di acidità che serve per mangiarne di più. Badate bene, per mangiarne di più. Poi parliamo del pecorino. Il pecorino deve essere dolce, una stagionatura non troppo forte, esasperata, non troppo esagerata. Quindi qua adesso parliamo, già ce lo siamo detti in altre occasioni, il pecorino deve essere questo, guardate, così, neve, non voglio vedere qui, lo sapete che intendo, breccole con la grandezza, non breccole, ecco quello che voglio, neve, leggerezza, quindi una bella grattugia. E come dice, e colgo l'occasione per salutare un mio amico grandissimo, Fulvio Frangelini, nei ristoranti seri il parmigiano e il pecorino si grattano a mano, negli altri con la grattugia, ok? Quindi ecco qua, perfetto, ecco qua, l'alcol è evaporato. Adesso che faccio? Non lo metto tutto, ne tengo un pochino da qua da parte perché non voglio usare tutto questo grasso, va bene? Poi piano piano metto i tonnarelli qua dentro, ancora un po' così, ancora un po' duretti, no? Ancora un po' al dente, si devono insaporire qua, eccoli qua, eccoli qui. Allora, poi aggiungo un po' di acqua di cottura, quindi acqua, qui, poi palettina, e lasciamo ben condire, a far assorbire, dobbiamo far assorbire questo grassetto, questo condimento, questo sapore al tonnarello. Perché si chiama grigia? Eccolo qua, grigia o grigia, perché è grigia del pepe. Poi aderisco, io ho tirato abbastanza bella dura la pasta da qui, da fuori dall'acqua, perché deve assorbire tutto, ci vuole un pochino più di tempo, però lo sappiamo, più diamo amore e più riceviamo amore, tranne alcuni casi, vabbè, e noi che stiamo a parlare qui, qua parliamo di cucina. Eccoci qua, guardate, così, con l'induzione è molto più difficile perché non abbiamo un calore continuo, e facciamo così, ecco così, perfetto, lasciamo rendere un po' il calore. Allora, adesso ci siamo, è bella umida, spengo tutto. Qua vale la stessa regola del cacio e pepe, chi non l'ha vista lo va a vedere nelle puntate precedenti. Vado piano piano il pecorino, guardate, è una neve, proprio così, una nevicata, che bello, eccoci qua. Fuori dal fuoco, piano piano. Che profumo ragazzi, piano piano. Poi rimetto il guanciale, guardate così, guardate che robetta, mamma mia, mi sento male. E poi guardate qua, così, guardate, così, proprio godiamo veramente. E adesso che facciamo? Così. Mamma, è così, me la voglio girare, così, guardate. La testa cremetta, guardate. Guardate che robetta. Aspettate, ci ho rimette tutto il pecorino, che man mano che si raffredda si fonde sempre di più, meglio. Ecco qua. Allora, per piacere, lei della telecamera, venga qui, venga a vedere qui dentro, qua, così, guarda qua. Ma questa che cos'è? Questa è poesia. Eccoci. E adesso, a voi tutti, grazie, perché mi dimostrate ogni giorno tanto affetto. Vi voglio bene, però io non mi faccio perdere il guanciale, e mo vi dico pure com'è. Buona, saporita, sono un po' sporco, scusate, scotta sempre tanto. Provateci, è buonissima. Viva la gricia, gricia vera però, non con qualcosa, la pancetta, il guanciale.
Che bontà. Che merenda.